Zitto zitto, tra scatti repentini e bruschi rallentamenti, il Pierantonio si ritrova quarto in classifica. La graduatoria ancora però è cortissima e l'Angelana, seconda forza del campionato, può essere un buon banco di prova per i ragazzi di Bruni per capire cosa fare da grandi. Ai giallorossi, d'altro canto, se bisogna trovar loro un appunto da fare, è un rendimento interno poco soddisfacente. 11 punti mancati su 18 al Migaghelli sono troppi per chi sogna un campionato al vertice. Non inizia nel migliore dei modi la gara per gli azzurri ospiti. Già privo degli indisponibili Bei al centro della difesa e Lanzi in mediana, Bruni al 14esimo deve fare a meno anche del portiere Zandrini per un guaio muscolare, al suo posto Mattei. Ad evitare pensieri negativi al proprio tecnico ci prova il tridente d'attacco del 4-3-3 ospite al 20esimo. Passeri, Aronni e Michael Salis combinano e trovano la via per il tiro centrale. La mezzala destra Pettinelli, due minuti più tardi, invece, usa la sempre insidiosa tattica del tiro cross. La palla incoccia il palo, con il direttore di gara Candri di Foligno che ci vede la deviazione del portiere Battistelli. E sul seguente corner, l'esterno d'attacco Aronni di testa sfiora la rete, ma dalla parte esterna della porta. Ben controllati gli attaccanti giallorossi, Colombi e Confessore, a sostenere l'azione offensiva è il terzino Pauselli. Soffia la palla al 31esimo a Michael Salis e scalda le mani a Mattei. E quando due minuti più tardi a farsi vivo in area azzurra è il trequartista del 4-3-1-2 Angelano Sforna, rimedia esso soltanto un giallo per simulazione. Che le armi migliori di un Angelani in crescita rimangano i terzini lo si nota pure al 38esimo, pennellata di Bolletta per l'incornata di Colombi che sfiora il palo. E l'altro attaccante locale invece al 41esimo a sbarcarsi molto bene sul calcio di punizione di Sforna, mira poco precisa. Cotroneo inizia la ripresa con Vittaloni al campo al posto di Sforna, dietro le punte e davanti a Sirci, schierato quest'ultimo da regista al posto dell'indisponibile Gabrielli. Entreranno in campo pure Iuri Salis per Passeri e Lupalini per Confessore, prima che al quarto d'ora l'Angelana sfiori il vantaggio, sfiorando la traversa con questo colpo di testa di Colombi. I rimpianti azzurri però sono di gran lunga maggiori per quel che accade al 18esimo. Aronni con una bella imbeccata apre il contropiede per l'esterno sinistro Iuri Salis, che si libera anche di Battistelli ma si fa prendere dalla frenesia al momento della conclusione. E tra i neoentrati del Pierantonio nella ripresa si evidenzia pure la mezzala destra Piras, che al 27esimo pesca Michael Salis in area, provvidenziale nel frangente l'intervento del difensore centrale Bocci. Ed il fratello Iuri, due minuti più tardi, sorprende con un taglio la difesa angelana sulla punizione battuta da Gaggioli, palla lato. Senza sbocchi è Pauselli a provarci dalla distanza al 31esimo per l'Angelana, Mattei smanaccia in tuffo. Che gli esterni dell'Angelana rivestano un'importanza vitale viene ribadito da quanto accade al 39esimo, accelerazione dell'ala destra Vitaloni e piatto servito per il rapace Luparini, Angelana in vantaggio. Dall'adrenalina della prima rete in giallo-rosso, Luparini sforna l'azione personale. Al 41esimo dribbla un paio di avversari, ma il suo sinistro si stampa sul palo. Che il Pierantonio non ci stia appare subito evidente. Minuto 43, Aronni trova il corridoio per Michael Salis, ma Battistelli è fenomenale in uscita. Si arriva al 48esimo, stavolta Michael Salis è imbeccato dal subentrato Mortaro ed a strozzargli il gol questa volta c'è l'intervento del difensore centrale Bocci sulla linea. Sul corner susseguente però Allegrucci sbuca nel centro dell'area e con un destro secco al volo batte Battisterri per il pali pierantoniese. E dal quinto minuto di recupero un altro taglio di Michael Salis costringe Bolletta al fallo. Per il terzino giallo-rosso è il secondo giallo e viene espulso. Gli ospiti protestano per l'eventuale rigore. Candli si consulta con l'assistente Cannizzaro e rimane sulla sua decisione. Nei contestati minuti si guadagna il rosso pure il capitano giallo-rosso Melillo, probabilmente per proteste. Bocconi amari in serie dunque nel recupero per l'Angelana, che manca di ridurre il vantaggio sulla Fulgens e perde due pilastri difensivi minimo per una giornata. Sul complesso della partita però, a conti fatti, è forse il Pierantonio, come dirà lo stesso Bruni, ad avere i rimpianti maggiori. Ma io sono rammaricato perché oltre il danno è la beffa, nel senso che siamo stati ingenui nel prendere gol in questa maniera, però anche questo è il calcio, il Pierantonio
ha interpretato benissimo la partita, è stata brava a fare il pareggio su un errore nostro, vero è che non possiamo rovinarci ulteriormente la beffa di oggi, perché come hai detto tu i 3 punti sarebbero stati oro. A me il rammarico è che perdi altri 2 giocatori importanti e questo non va bene, perché se uno vuole costruire qualcosa di importante è il particolare che fa la differenza. E questo è il rammarico più grande, ripeto, oltre i 2 punti persi mi dispiace infinitamente, però c'è anche l'avversario in campo, quindi va dato merito. La stupidità, ecco, è essere stati superficiali da questo punto di vista, dirà vero, c'era, non c'era, io non entro nel merito perché tanto sono frangenti dove da fuori si vede ben poco, però ecco, dobbiamo crescere anche da questo punto di vista. Oggi penso che abbiamo fatto una grande prestazione. Il primo tempo abbiamo sofferto il loro palleggio, perché devo dire che l'Angelana ha mantenuto più il possesso palla, noi abbiamo lavorato bene sulle coperture, non gli abbiamo concesso niente, però penso che nel secondo tempo sinceramente mi resta un po' di rammarico andare via con un punto, perché penso che siamo andati di fronte a Battistelli minimo 4 volte a tu per tu, quindi un pochino di rammarico resta, però penso che poi mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo il gol subito, perché queste partite molto spesso si perdono, e quindi gli faccio veramente un grande applauso perché ci hanno messo il cuore fino alla fine e abbiamo provato anche a vincerla contro una grande squadra, quindi siamo venuti qua per fare la nostra partita come cerchiamo di fare sempre, insomma.